Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo al secondo Pride di Reggio Calabria. Quest'anno appunto abbiamo visto che la città è ancora più partecipata dell'anno scorso. In nostra compagnia abbiamo Porpora Marcasciano, nota esponente della comunità LGBT, e tra l'altro c'è anche un tuo libro che da poco è stato ripubblicato, che è Antologaia, giusto? Giustissimo. Beh, come dire, oggi siamo orgogliosi per due motivi: intanto perché lo siamo storicamente, e poi perché è il secondo anno che un Pride viene fatto a Reggio Calabria. Il Reggio è un ponte non solo per il sud ma per il Mediterraneo. Evidentemente abbiamo seminato bene, e per noi è importante seminare, mettere tanti semi di libertà, di pace, di uguaglianza che mano a mano raccogliamo. Noi ne abbiamo bisogno, non solo come comunità ma anche come paese proprio. Il paese Italia ha bisogno di aprirsi, di uscire fuori dalle chiusure, dai pregiudizi e dalle cattiverie. Tra l'altro io invito anche veramente a leggere il tuo libro, che io ho acquistato in prima edizione, che comunque racconta la tua storia, ma la storia anche del movimento LGBT visto dai tuoi occhi, che hai vissuto personalmente un'esperienza degli anni 70 e che ci ha portati a dove siamo adesso, ci ha portato proprio qui a Reggio Calabria nel 2015. Orgogliosi anche per quello, e sicuramente, come dire, ne ho vista passare di acqua sotto i ponti. Sono state tante le battaglie, tante le cose, le esperienze che riporto in Antologaia, che non è una biografia mia ma è proprio un'autobiografia di una generazione, di un movimento che è quello che oggi è qua. Quindi, come dire, raccogliamo quel pezzo di storia, colleghiamolo al presente e facciamone una grande di storia. Io ringrazio Porpora Marcasciano per il tempo che ci ha dedicato, vi auguro buon Pride di Reggio Calabria e ci vediamo presto in giro. Grazie a tutti.